C'era bisogno di tornare alla vittoria subito e la Sirsafeti Conad Perugia lo ha fatto con un 3-0, possiamo dire abbastanza semplice, su un Piacenza dimesso. Emanuele Birarelli, come la vede? Ma sì, non avevamo proprio questa sensazione di riscatto, perché domenica le sensazioni, nonostante la delusione della sconfitta, erano state, se vuoi, in un certo senso positivo, perché eravamo a un passo per andare al tie-break contro la squadra candidata a vincere lo scudetto in casa loro, quindi siamo usciti forse più fiduciosi che scoraggiati da quella partita di domenica. Oggi si è visto, l'allenatore ci ha chiesto, insomma, di giocare una partita con pochi errori, dato che in questo momento magari abbiamo qualche sicurezza in più di quella che ha Piacenza, e l'abbiamo fatto bene, abbiamo sbagliato molto poco e abbiamo giocato abbastanza bene, direi, in tutti i fondamentali, e è venuta fuori una bella vittoria. La fine del girone d'andata, manca solo una partita, domenica si va a Latina, terzo, quarto, quinta posizione, credi che sarà molto differente poi la griglia per entrare in Coppa Italia? Abbastanza, sì, io sicuramente direi che l'obiettivo principale è arrivare tra le prime quattro per avere la seconda partita in casa e quindi un eventuale golden set, o comunque, insomma, la partita che poi decide il passaggio del turno in casa, e qua, insomma, dobbiamo creare un fortino dove è difficile vincere per tutti, e quindi tra le prime quattro. Poi vediamo, insomma, la posizione finale non dipende solo da noi, e noi pensiamo a vincere la Latina perché non è facile, non diamo per scontato la vittoria, perché Latina ha cambiato anche l'alzatore, stanno puntando in alto, le ambizioni sono anche aumentate con l'arrivo di Sottile, poi in casa sempre una squadra un po' così, in quel piccolo palazzetto hanno sempre giocato bene storicamente, quindi non pensiamo adesso troppo alla classifica, ci pensiamo domenica quando è finita la partita, vediamo come siamo messi.